Se voglio scrivere un testo coeso e coerente, evitando l'effetto shopping list, devo privilegiare l'uso delle congiunzioni subordinanti. Vediamo quali sono. Le congiunzioni subordinanti collegano due proposizioni o frasi in un periodo, creando un rapporto di dipendenza. La proposizione introdotta dalla congiunzione è detta subordinata, mentre la proposizione da cui dipende la subordinata è detta principale o reggente. In base al tipo di rapporto che esse creano, le congiunzioni subordinanti si definiscono causali quando spiegano un fenomeno, processo o evento. Le congiunzioni causali più comuni sono poiché, perché, dal momento che. Quando indicano lo scopo per cui viene compiuta una determinata azione, le congiunzioni subordinanti sono dette finali. Le più comuni sono perché, allo scopo di. Quando indicano la circostanza in cui si verifica un dato evento o un'azione, le congiunzioni subordinanti assumono valore temporale. Le più comuni sono quando, prima che, dopo che, finché, ogni volta che. Quando indicano la conseguenza dell'azione espressa nella principale o reggente, le congiunzioni subordinanti sono dette consecutive. La più comune di queste è cosicché. Quando esprimono una circostanza nonostante la quale avviene quanto detto nella reggente o principale, le congiunzioni sono dette concessive. Le più comuni tra le congiunzioni subordinanti concessive sono sebbene, nonostante, malgrado, benché, e si costruiscono sempre con il modo congiuntivo. Thank you.